In collegamento con la Misericordia di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, che in questo momento si trova nel centro dell'Europa alla volta della Polonia per portare gli aiuti umanitari che il Valdarno ha donato proprio per la guerra in Ucraina. Siamo con Gabriele Parti della Misericordia di Cavriglia. Siete all'interno del furgone per arrivare alla volta della Polonia. Ovviamente ancora ci sarà molta strada, siete nei pressi dell'Austria, giusto? Siamo a 150 km da Vienna, dove pensiamo di fermarsi per la notte. Sono sei mezzi, perché si è aggiunto ieri sera un mezzo della Misericordia di Castelfranco, e sono sei mezzi. Andiamo domani pomeriggio alle 3, viene il camion dal paese quale si è gemellato il comune di Cavriglia, viene e praticamente carichiamo quel camion e poi andiamo a Cracovia e a Scalina, precisamente, che è una piccola frazione di Cracovia. Cosa portate? E soprattutto la domanda che molti si pongono è come si può raggiungere la linea ucraina per poi smistare gli aiuti umanitari nelle città dove c'è bisogno. Qual è l'organizzazione che c'è dietro? Allora, l'organizzazione, noi abbiamo, oltre alla Misericordia, noi bisogna ringraziare il sindaco Leonardo, Filippo Boni e Thomas e tutta la giunta di Cavriglia, che mentre Sara Chironi e Alessandro Forni, che mentre noi siamo in viaggio è tutto il giorno che stanno prendendo accordi, perché quelli che devono venire per dire domani alle 3 a prendere il materiale escono dall'Ucraina e vengono in una zona franca a prendere, sicché bisogna avere il contatto con il camionista, con il sindaco del comune ucraino. Insomma, è un bel lavoro di gruppo. Noi facciamo tanto, sì, però c'è tutto un insieme di persone che stanno lavorando. Portiamo di tutto e ancora una volta ci chiedono di tutto. Portiamo medicinali per gli ospedali, disinfettanti, garze, ci sono state donate in gran parte da Filippo Fabrini e dalla ditta Moretti, portiamo tanti altri medicinali, ci sono stati donati dalle farmacie del comune di Cavriglia, portiamo abiti pesanti perché è abbastanza freddo, ci continuano a dire, portiamo cibo, alimenti e pannolini per i bambini, tante cose che servono anche ai ragazzi, perché ancora abbiamo la richiesta per bambini che sono ancora in Ucraina. Facciamo un servizio speciale perché i ragazzi delle scuole di Cavriglia hanno fatto dei pensierini da mandare ai bambini ucraini, e ho preso accordo proprio oggi con un rappresentante di loro, che accettano volentieri anche questo tipo di doni, insomma.